Picciotti di Sicilia tutto tondo, alle mie spalle c'è il borgo fantasma più famoso e inquietante di tutta la Sicilia. Amore, tieniti pronto. Ma io questo qua sono un vegno, ti riprendo da qua, amore. Allora, siamo a Borgo Schirò, siamo in territorio di Monreale, anche se siamo più vicini a Corleone. Questo borgo è stato edificato negli anni 40, 41, 42 durante il periodo fascista ed è stato dedicato a Giacomo Schirò, un bersagliere di origine albanese che è stato trucidato con 53 coltellate. Perfetto, quindi c'è pure un morto. Grazie, diciamo, amore, ecco, grazie. Mi dispiace, amore. Allora, il borgo è stato completamente abbandonato negli anni 2000, quando anche il parroco ha deciso di andarsene. Era rimasto solo il parroco. Infatti, a un certo punto ha chiuso la chiesa e se n'è andato. Infatti, amore, è rimasta sulla chiesa che c'è dietro le tue spalle. Dagli anni 2000 non c'è più nessuno, quindi picciotti, andiamo a vedere cosa rimane di questo borgo fantasma. 1, 2, 3, andiamo! Allora, c'è un abitante di queste case, amore? Ah, c'è? È un nemo. C'è, guarda, c'è una pecorella. E onde sta pecorella? E la pecorella è là dentro. Ah, qui c'è una pecorella, queste sono le prime case abbandonate e distrutte. C'è vento, però. C'è vento, però noi ce ne andiamo in piazza, amore, in piazza che vento non ce n'è. Amore, ho trovato il posto preferito tuo. L'ambulatorio medico. Tu avessi stato cata sempre qua andando a farti controllare una cosa, vero? Penso di sì. Questo invece è l'alimentari, dove vendevano, immagino, pane. Cose di mangiare. Certo, non è che c'erano le insegne come ci sono adesso, no. Moderne. C'erano queste cose scritte così a mano, alimentari. Invece qua che cosa c'era secondo te? C'è scritto ministero. Ma secondo me c'è scritto pure Borgo Schirò, secondo me c'era un comune, non lo so. Penso ci sia stato un comune. Una cosa istituzionale. Sì. Questa invece è la chiesa, vedi, la chiesa una volta occupava un posto preminente nella società, guarda quanto è grossa. Ma occupava tutta la piazza. Amore, innanzitutto io vi sto a sapere cos'è sto preminente che dicessi tu. E poi guardate, veramente, picciotto, ora et labora, tutto bene, scrivendo una cosa, eh? Sì, sì. Qua invece c'è il laboratorio antimalarico, cioè è la storia, cose che ormai non esistono più. Yeah, però vedi, erano comunque precisi, avevano tutto, in questo piccolo centro c'era tutto. Questa è la fontana del paese, sicuramente qua prendevano l'acqua e che c'è scritto laudato simi signore per sora acqua. Laudato simi signore per sora acqua, vedi che erano poetici. Erano religiosi. E lì invece c'è la scuola. Ah, tale è vero, c'è scritto scuola, si vede ola. Ola, ma ola. C'è scritto scuola, picciotte, guarda. Ormai proprio in condizione di abbandono. Certo, disastroso. E il paese finiva con il salone. Il salone cosa si intende? Forse i parrucchieri? Ma può essere, salone tipo chissà così. Boh, sì, chi sì. Lo sa. Comunque c'erano pure queste case, diciamo, ormai distrutte. Era un paesino accogliente, mi pare, no? Accogliente, vabbè, c'erano una settantina di abitanti, non è che... bello, bellissimo, ci potessi stare io. Poi negli anni 70 se ne sono andati tutti. Con questo cartello che è sbilenco ed è spettrale, amore! Meno male convinto muri sera, perché cari sera secondo me non ci può venire. Sconsigliato la sera. No, è il giorno, se volete farvi una passeggiata, giorno. Anche perché comunque ci sono i pastori, quindi non siete proprio soli. Abbandonati. Sì, ma la sera qua fa no, paura. No. Picciotti, allora noi vi salutiamo, come sempre condividete i nostri video e clicca segui. Picciotti, se ci vediamo la prossima volta non lo so, dopo questa gita a Borgo Schirò, alla prossima, ciao! Ciao, picciotti!